Benvenuti a tutti, benvenuti al diario. Un carissimo saluto ad Alberto, stavo dicendo Baldini, Alberto Mattioli, e siamo qui per parlare di Alberto Baldini. Purtroppo abbiamo dovuto salutare poche settimane fa, un paio di settimane fa. È stato un grande amico di entrambi, coetanei siamo, perché Alberto Mattioli è del 44, come lo sono io, come lo era Alberto Baldini, Qualche mese di però tu fermento. sei un po' vecchietto, sei di Gennaio. gennaio, sono di dicembre, e Alberto era di Novembre. novembre, quindi appena compiuto, avrebbe compiuto i 72 in queste settimane. Allora, siamo qui per salutarlo, non dico in allegria perché salutare una persona che è scomparsa non si può salutare in allegria, però io quando penso a Alberto Baldini, a Baldo, lo penso sempre con il sorriso sulle labbra, cioè era un personaggio, tra l'altro, come il tuo vicino di negozio, perché Alberto Mattioli ha fatto l'ottico, lo sapete insomma un po' tutti per decenni in via Roma, e in fianco a lui c'era un altro personaggio che ha attirato sui cuori per generazioni, che era Mino Galli. Allora Alberto, prima di tutto ricordiamo chi è. Alberto Mattioli è il presidente della Federazione Nazionale Federazione regionale Regionale Lombarda, sono Lombarda, stato consigliere federale sia a Roma e ha rappresentato le Olimpiadi di e Atene, Sydney, prima ancora Sydney, prima ancora Sydney, quindi sei stato anche a Sydney. due Olimpiadi, sì. Quindi è un grande personaggio del mondo del basket, è stato uno sponsor, è stato un dirigente, lui è ancora tuttora, e quindi Baldo l'hai conosciuto per colpa del basket. Sì, signore, e per colpa della fidanzata, Prima che forse per colpa della accennerò. fidanzata. Sì, prima per la fidanzata, ma a seguire dopo una settimana Domani la vedranno i già nostri parlavamo telespettatori nelle l'allora immagini. fidanzata. Quando sarai qui con la famiglia vedremo le immagini con le due figlie, vedrete la moglie, una graziosa signora come sono graziose le figlie. Certo. E quindi com'è che è successo? Ma io avevo appena aperto l'attività in via Roma a Treviglio, ero un esperto di lenti corneali, allora eravamo quasi ai primordi dell'uso delle lenti corneali. E Baldo si fece grande regalando le prime corneali a Maria Rosa, La fidanzata. allora fidanzata, sì. E però durò poco il rapporto soltanto per le corneali, perché già la settimana dopo lo avvisarono che ero stato visto al Palalido di Milano ad una partita dell'Olimpia Milano, allora l'attuale Armani. E da lì iniziò il mio rapporto con lui e C'è con la l'oratorio vignetta, dei scusami, la Salesiani. vignetta che fa le guerre con me, l'ha fatta Silva questa vignetta, perché voleva più pagine, gli davo poche pagine, perché lui è stato il direttore sportivo della tribuna ai tempi, dal 1980 in poi. E qui c'è una vignetta, bravissimo Silva, poi magari ne parliamo. Sì. Anzi, abbiamo appena mandato in onda l'intervista che avevo fatto a te, a Baldo, sul Carmelo Silva, il nostro disegnatore. Ecco, quindi poi il rapporto è continuato perché lui, scoprendo che tu eri stato a vedere la partita, immagino sia Sì, arrivato lì a chiederti la conto. prima cosa che feci tornando in Lombardia io e impiantandomi a Treviglio, stiamo parlando dell'autunno del 2001, fu appunto quello di rifare l'abbonamento per le partite dell'Olimpia e alle partite al Palalido venivano diversi ragazzi di allora, l'attuale, cioè ragazzi, adesso hanno una decente età anche loro, erano mediamente quasi tutti del 54-55, Quindi come annata. sono in Quindi erano pensione. 16enni, 17enni, 18enni che con il treno venivano A pure Milano. loro in Piazzale Loto a vedere l'Olimpia Milano di allora. E quindi si era formato un gruppo attorno fuori dal tuo Sì, e negozio. nasce in quei giorni lì la società Orsa Pallacanestro, con primo presidente il povero Antonio Carminati. E quindi autunno del 1971 nasce l'Orsa Treviglio e nasce questo rapporto fra l'appassionato Mattioli, che veniva da lontano, però il vantaggio mio, soprattutto con Baldo, fu quello del dialetto anche. Io parlavo quasi esclusivamente dialetto bresciano del Lago di Garda e con lui ebbi facilità, insomma, nei rapporti, perché anche lui si Sì, dilettava a direttamente a parlare il parlare di dialetto. dialetto. E poi vicino avevamo questo bar, il cosiddetto bar Antonello,
vicino, davanti diciamo, l'Istituto Salesiano, che era frequentato quasi esclusivamente da ragazzi dell'oratorio dei Salesiani. Quindi, ragazzi allora, adesso pensionati nonni, e non solo nonni, purtroppo. Nonni, ecco. Nonni. Senti, ma noi nei giornali in queste settimane abbiamo parlato tanto di Baldo, di tutte le sue caratteristiche di giornalista, linguaggio unico, diciamo, cos'è un Brera della... Un Brera locale, ma anche parlando veniva fuori con delle cose straordinarie, grande simpatia, catalizzatore di attenzione, anche diciamo un leader, no, a livello locale. Però era anche, non era solo il giornalista, era anche dentro nell'organizzazione delle cose, no? Sì, lui all'inizio fu una delle prime firme della società Orsa Treviglio. Naturalmente la società era salesiana, era all'interno dell'oratorio. Orsa vuol dire oratorio salesiano. Oratorio salesiano, no? Sì. E faceva parte delle PGS Orsa, cioè delle polisportive giovanili salesiane, appunto dei salesiani. E alle spalle, a Torino, c'era un sacerdote che nel mondo del basket, nel mio mondo, è stato importantissimo. Si chiamava Don Gino Borgogno, l'anima, diciamo, della pallacanestro prima piemontese, ma poi con le PGS di tutta Italia. E quest'uomo qua era molto legato a Treviglio, perché questo sacerdote salesiano, intendo dire, era molto legato a Treviglio perché era amico di tanti, diciamo, importanti dell'istituto di allora, in primis Don Francesco Viganò, che in quegli anni fu il direttore. E quindi avemmo anche delle facilitazioni noi come Orsa per essere conosciuti, e per quanto riguardava gli allora difficili rapporti con la federazione centrale e regionale. Quindi comunque, tornando a Baldo, lui è stato uno dei fondatori, insomma. È stato uno dei fondatori, è stato uno di quelli che hanno voluto la società in maniera decisa. Esisteva già un'altra società che era presieduta dal compianto professor Gatti, Angelo Gatti, della quale Baldo aveva fatto parte anche qualche anno prima, ai tempi della sponsorizzazione Stefanoni, certo, Sport, certo, bravo. E poi dopo Baldo chiaramente fece la scelta, ecco, che vogliamo che feci io. Un attimo, visto che c'è in onda, non so se la regia riesce a tornare indietro, fermarla, c'è questa immagine dove c'era tutta la famiglia, e magari sì, la rivediamo, così riconosciamo la moglie. Ecco questa, la signora in blu è la moglie, che allora aveva le lotte, perché poi non ha più messo gli occhiali. No, dopo sempre, ha sempre portato ecco, le figlie e Baldo, questa sì, è una foto abbastanza recente. Sì, sì. Ecco, ma dato che abbiamo 4 minuti e mezzo ancora, sì, episodi, perché io di episodi ne avrei tanti anch'io. Io di episodi ne ho tanti, ma sarebbe opportuno tanti non contarli neanche. Diciamo che lui è stato uno dei fondatori della società, uno dei padri della pallacanestro di Treviglio e di conseguenza della bassa bergamasca. Diciamo che ha incarnato lo spirito di questa pallacanestro che stava a metà strada fra Bergamo e Milano, e la sua attenzione era naturalmente rivolta a nord, verso Varese, verso Milano. Con Bergamo rapporti inesistenti, anzi, è stato uno dei fomentatori allora della linea anti-Bergamo, nel senso che a Bergamo c'erano due società. Lui cosa dizia? Me a Bergen? Compre miei sigarette. Per lui il confine era la Francesca. La Francesca è stato per lui, da un punto di vista sportivo naturalmente, un confine, era un solco invalicabile praticamente. Tutta la pallacanestro che stava sopra la Francesca, con l'esclusione di Verdello, perché aveva avuto tanti amici nel basket, di Verdello, oratoriano pure quel basket, va bene, gli dava quasi fastidio che Verdello fosse un chilometro sopra la Francesca, ma per tutto il resto lui è stato dalla nostra idea, insomma, ecco, certo, che c'era una entità della bassa che guardava verso Milano, e soprattutto
nel piccolo, nel nostro microcosmo di allora, verso Cassano d'Adda. Ecco, io vorrei ricordare, i telespettatori avranno visto delle immagini in Africa, Baldo era, diciamo così, si era innamorato di alcune situazioni in Senegal, mi sembra, sì, in Senegal, e quindi è stato uno degli sponsor, delle persone che ha fatto del bene, e tutti gli anni tornava con la famiglia, ma anche con gli amici, per portare aiuto, per stare vicino a queste persone, e lo ha fatto fino all'ultimo. Quindi diciamo che questo è anche un aspetto della sua generosità, tanti aspetti magari non li conosciamo. E poi era anche uno che aveva non solo idee nel scrivere, ma anche l'idea nel fare le cose. Voglio dire, l'ultima idea che mi viene in mente è, un giorno mi chiamò e dice: Roberto, dobbiamo andare sui giornali perché dobbiamo far dedicare il palazzetto dello sport a Giacinto Facchetti, che era appena morto. Me lo ricordo perfettamente. Facciamo una riunione nel tuo ufficio, esatto, ed eravamo in tre la prima volta. C'era il sindaco, poi è arrivata la sindaca. Ma poi dopo è arrivata altra gente in riunioni successive. Ma Di Baldo, cosa vuoi che ti dica? Allora, quando si parlava di pallacanestro usava quel termine lì per chiudere il discorso, è la Dej Mattioli. La Dej Mattioli, quindi, la della televisione. Ecco, va bene. Lui poi mi chiamava l'archimandrita, che letteralmente sta per priore, per abate in un convento. Lo dava a me dell'archimandrita, ma era lui l'archimandrita. Perché era lui il leader. Io magari organizzavo meglio, mi davo da fare in maniera più semplice e più sicura, ma lui era vero caro, lui era vero capopopolo, sì. Lui è stato capopopolo, e sarebbe opportuno, Roberto, ricordarlo seduto, come l'abbiamo visto prima, sulle panchine della piazza di Treviglio, con tutto quello stuolo di gente che a loro volta tornavano a casa e dicevano: è la Dej Baldo. La Dej Baldo. E noi tutti i pomeriggi, ecco, in questi ultimi anni. Sì, questo è il ricordo più vivo. Poi, sai, le bevute, e questo suo essere capo con i più anziani, e naturalmente avere un carisma pazzesco nei confronti dei più giovani. Sì. Diciamo un grand bel personaggio del paese, per noi della pallacanestro, io per non di ci ho più mai litigato, uno dei padri fondatori. Lo sai perché non ci ho mai litigato? Perché io lo sport non lo frequento, sempre sì. Quello. Per cui è una passione forte. Maradona e il Napoli, e poi? Sì, Maradona e il Napoli e l'Ignis Varese. L'Ignis è intesa come pallacanestro Varese oggi, con tutti i nomi che poi ha avuto. Adesso tra pochi secondi abbiamo già il segnale che il tempo è trascorso. Io penso che troveremo nei prossimi mesi, ma anche nei prossimi anni, occasione per ricordare questa figura, così come altre che hanno impegnato molto Treviglio, anche in modo positivo dal punto di vista della lietezza di vivere questo rapporto con lui e di portare avanti la cultura piuttosto che lo sport. Sì, purtroppo di quella generazione lì, stiamo finendo, qualcun altro è mancato qualche anno fa, proprio i suoi carissimi amici, anche più giovani di lui. Beh, questo qui è molto triste, però il ricordo di una figura del genere comunque ci deve allietare sicuramente. E questo sta succedendo, perché lo ricordo sempre con un sorriso sulle labbra. Grazie telespettatori, grazie Alberto Mattioli, grazie. Un caro saluto, naturalmente un abbraccio a tutta la famiglia. Arrivederci.